Eccoci puntuali con il nostro TG10 speciale, andremo avanti fino alle 13:25, un tempo davvero complesso quello che stiamo vivendo. Ce ne accorgiamo giorno dopo giorno, si pensa alla fase 2, ma ancora dobbiamo resistere. Sono tante, le storie di questo tempo sospeso. In questi giorni si parla davvero tanto dei calabresi al nord, i nostri corregionali che vorrebbero rientrare. Non ci sono solo loro, ci sono anche calabresi nel mondo che vorrebbero, il loro sogno è quello di tornare in Calabria. Ed ecco, partiamo con questa storia che ci arriva dagli States. Vediamo. Ciao, sono Maria e vivo negli Stati Uniti. Ho vissuto anche in Italia e ho sempre sognato di ritornare quando andavo in pensione. Finalmente pensavo che i miei sogni si sarebbero avverati e così ho venduto la casa e ho prenotato il volo, che purtroppo è stato annullato dovuto al Covid. Ora abito con mia sorella e mio cognato. Qui i numeri dei casi del virus stanno aumentando. Anche noi dobbiamo mettere le maschere, i guanti e stare a distanza dalle persone. E tutti sperano e attendono le notizie che la vita può ritornare un po' normale. E vorrei ritornare a Marano. E grazie a Maria Rosa Barone, alla quale auguriamo di tornare presto nella sua Marano Principato. Vi ricordo che qualora voleste potete partecipare alla nostra trasmissione, chiamarci per telefono oppure inviarci dei WhatsApp. Sono tanti gli argomenti che vogliamo affrontare. A proposito di lontananza dalla propria terra, c'è uno scrittore che in questi giorni ci ha lasciato, lui è morto proprio a causa del coronavirus. Parliamo di Luis Sepúlveda, la lontananza che era dolore nei suoi scritti. Ecco, lo vogliamo ricordare con questo filmato. Insomma, il nostro omaggio a Luis Sepúlveda, un combattente, uno che è sempre stato dalla parte del sud del mondo e che ha portato la sua terra, il Cile, tutto il mondo. Ebbene, qualche anno fa Sepúlveda è stato a Cosenza e si è molto lasciato meravigliare, mettiamola così, dal nostro territorio. È rimasto molto legato alla Calabria, al carattere dei calabresi. Noi abbiamo sentito Pari delle Porace, che in qualche modo fu uno dei promotori di quell'incontro per un ricordo
ricordo, lui Sepúlveda ebbe molti incontri con i lettori in provincia di Cosenza, furono incontri davvero partecipati, ma chi era veramente lui Sepúlveda? Com'era fuori dal palcoscenico? Ce lo racconta Pari delle Poracce. Un saluto agli amici di TEN, in particolar modo a Rosalba Baldino che mi ha chiamato per questo ricordo, ovviamente per me molto caro, cioè incrocio della mia vita con Luis Sepúlveda a favore della nostra comunità. Tutto si deve a Donatella Laudadio, all'epoca assessore alla cultura della provincia di Cosenza con Tonino Acri. Collaboravo con il suo assessorato, era una sorta di consigliere culturale, e dovevamo far venire Saramago, era un po' complicato, molto anzi. E andando a un festival della letteratura a Torino, quando vidi Luis Sepúlveda, autore da me molto amato, che si intratteneva tranquillamente con migliaia di studenti e ammiratori, concedendo autografi, parlando, capì che poteva essere molto bello portarlo a Cosenza e dintorni. Grazie alla gente sudamericano, in un pranzo in questo festival, feci la proposta e lui aderì molto, molto volentieri. Andammo a Castrovillari, a Rende, a Cosenza, furono incontri molto partecipati. Il ricordo più bello che opera è una notte che si prolungò dopo una bellissima cena da Torino-Napoli a Pantagruel. Luis sembrava un nostro vecchio amico, si mise a cucinare, ci confidammo molte cose e soprattutto un mese dopo scrisse una favola, quella del gatto Silvio, che fu pubblicata sul manifesto in prima pagina ed era dedicata ai suoi amici calabresi. È stato molto bello conoscerlo, incontrarlo, viverlo insieme alla nostra comunità. E come tutte le cose belle, è durato poco, però lo ricorderemo per sempre. Grazie. E grazie al collega Pari delle Poracce per questo ricordo. Abbiamo in linea Assunta Scorpiniti. Pronto? Pronto Rosalba, Sì, buongiorno. benvenuta intanto nel nostro TG Ten speciale. Spero che dopo il tuo ci saranno tanti altri contributi. Vi ricordo di telefonarci ai numeri che vedete in sovrimpressione ed anche mandarci dei messaggi WhatsApp, chiaramente per capire insieme a voi, leggere questo momento che tutti stiamo vivendo, un momento davvero complesso che è difficile poi sintetizzare. Assunta, tu hai conosciuto personalmente Sepúlveda e in più lo hai fatto leggere ai tuoi ragazzi perché tu insegni. Sì, io ho avuto modo di conoscere Luis Sepúlveda proprio nell'occasione a cui faceva riferimento il collega Pari delle Poracce quando venne in Calabria e fu anche al Castello Ducale di Corigliano. Quel giorno lì ero in veste di giornalista per il quotidiano e per il Crotonese e ebbi anche il privilegio di avere la sua attenzione esclusiva perché mi concesse un'intervista in cui ho avuto modo anche di soddisfare molta mia curiosità rispetto a lui come scrittore, ma anche alla sua opera. E ovviamente da insegnante non potevamo non leggere la sua opera I bambini, nella mia insomma, classe, la come quarta B hanno dell'Istituto reagito? Comprensivo di Cariati. Sì, Assunta, scusami, ti chiedevo, i bambini hanno letto la storia di Sepúlveda, hanno tra l'altro appreso dalla TV della sua scomparsa, come hanno reagito? Allora, noi avevamo iniziato già questa lettura prima che ci fosse il decreto di chiusura. E poi però abbiamo deciso di proseguire facciamo la lettura ad alta voce con le mie videoletture che mandavo ogni giorno ai bambini.
Era una lettura che avevano scelto loro dalla nostra biblioteca di classe, quindi ci tenevano molto a questo testo, anche perché, Rosalba, questo è un testo che crea veramente un incanto. Sepulveda con le sue storie riesce a creare quel movimento magico, sonoro ed evocativo che è dato proprio dalla potenza della sua parola narrata, no? E quel giorno che si è appreso della sua scomparsa mi hanno inondato di messaggi: maestra, cosa è successo? È morto Luis Sepúlveda. Noi sapevamo che era stato colpito da coronavirus, e ho dovuto veramente consolarli perché loro, ecco, questo scrittore lo sentivano talmente vicino che si sentivano quasi abbandonati. E ho dovuto spiegare che uno scrittore non muore mai, ma vive nelle sue opere e può parlare e raccontare ancora alla gente di ogni tempo, di ogni luogo, e che noi avevamo avuto il privilegio di stargli accanto nell'ultimo periodo della sua vita. Ecco Certo, questo. poi insomma ai bambini vanno spiegate le cose nella loro semplicità e nella esattezza, perché questo è anche un periodo difficile per le famiglie. E a te voglio, Certo. visto che sei una maestra, comunque il contatto con i bambini. So che l'Istituto Comprensivo di Cariati, in cui tu lavori, ha anche provveduto a consegnare dei tablet a dei ragazzi. Allora, la Sì, certo. didattica a distanza di cui tanto si parla, con cui vi siete dovuti confrontare, funziona o no? Garantisce o no a tutti il diritto allo studio? Mi dai l'opportunità per entrare nel vivo della trasmissione? Allora, Rosalba, il discorso è questo: la didattica a distanza nella prima fase non ha fatto che accentuare le disuguaglianze, metterle ancora in evidenza di chi è seguito, di chi ha strumenti e di chi no. E la scuola non può assolutamente fare, come diceva Don Milani, parti uguali tra disuguali. E allora, ovviamente, parlo del mio istituto, ma credo anche altri. Stiamo cercando di ovviare, stando vicino il più possibile ai nostri alunni, ma non soltanto con gli strumenti tipo il registro elettronico, le piattaforme, ma col contatto quotidiano, telefonico, WhatsApp, videomessaggi. Il motto della mia scuola, l'Istituto Comprensivo di Cariati, è proprio: noi ci siamo, stare sempre vicini ai nostri alunni, oltre la didattica, soprattutto dal punto di vista umano. Grazie, grazie per questo intervento importante. Ti auguriamo buon lavoro e noi continuiamo a parlare di didattica a distanza dello studio che deve essere davvero garantito a tutti, a tutte le scuole, tutti i gradi, insomma, dell'istruzione, particolarmente difficile, lo sappiamo, è nelle scuole primarie. Sappiamo anche che non in tutti i comuni della Calabria, arriva una linea, perfetta, per cui c'è proprio la difficoltà di connessione. Ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri TG nel Reggino, è quasi un'odissea riuscire a studiare, con le nuove tecnologie. E allora, davvero nessuno resterà indietro? È una bella domanda. Vedo in collegamento, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito in collegamento Skype, l'assessore regionale alla pubblica istruzione, la dottoressa Sandra Savaglio, scienziata di fama internazionale, con un compito in questo momento davvero importante. Assessore, a lei chiedo. Questa fase 2 per le scuole si vede oppure ancora bisognerà aspettare mesi? La didattica a distanza, la domanda che ci eravamo posti, garantisce o no il diritto allo studio? E come fare perché nessuno resti indietro? Chiaramente in questa situazione di emergenza la scuola si è dovuta adattare molto rapidamente, ancora si sta adattando, gli insegnanti non erano preparati a una situazione di questo tipo, per cui c'è una grandissima dispersione
diciamo, sulle lezioni, su quanti alunni riescono a seguire, situazioni familiari diverse, eccetera. Per cui sicuramente gli insegnanti adesso sono, dopo gli infermieri e i medici, sono gli eroi numero due della situazione. Tantissimi sono partiti subito e lo stanno facendo ancora con ottimi livelli. E alcune scuole hanno più difficoltà, anche gli insegnanti hanno difficoltà, per cui noi dobbiamo cercare di stare vicino a queste, soprattutto per pensare agli studenti, che sono gli ultimi a essere, diciamo, che dovrebbero soffrire di questa situazione che è colpa degli adulti alla fine. E, per cui niente, io spero che la scuola risponda con grandissimo senso di responsabilità, grandissimo senso del dovere e anche con il buon senso, fare le scelte giuste anche quando non ci sono le direttive, perché il ministero, il governo centrale non riesce sempre ad arrivare nel momento giusto a ogni situazione. Per cui niente, io spero che le cose vadano avanti, soprattutto che gli studenti non siano abbandonati, soprattutto quelli piccoli che sono sicuramente le vittime principali. Adesso il ministero ha mandato un questionario a tutte le scuole. Io spero che tutti gli insegnanti, tutte le scuole riescano a rispondere per monitorare la situazione e capire che cosa fare per il futuro. Chiaramente la fase 2 per le scuole tarderà a iniziare perché per la fine dell'anno le lezioni dal vivo non ci saranno, si parlerà di settembre e non è chiaro che sia così da subito, quindi vediamo che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Di capire, Assessore, che in questo momento si osserva, no? C'è una evoluzione, una situazione in evoluzione e quindi si studia il da farsi. La Regione Calabria ha già predisposto delle misure con dei tablet a sostegno delle scuole, lo vogliamo ricordare? Sì, ci sono dei fondi per le famiglie che hanno problemi di connessione per questioni di, insomma, non lo so, di reddito, di famiglie in difficoltà che non hanno i dispositivi per fare le lezioni online, anche cercare di capire quali sono le aree geografiche che non hanno accesso alla linea veloce, insomma, cercare di fare comunque il possibile perché gli studenti riescono a seguire le lezioni online. Niente, io cerco di, insomma, di seguire, di ascoltare, di capire se ci sono situazioni difficili, cercare di sentire che non è una situazione facile sicuramente e che le scuole non sono abbandonate a loro stesse. E se ci sono situazioni complicate, io vi raccomando di pensare agli studenti e al loro futuro, perché il futuro dei giovani i giovani, diciamo, di adesso sono gli adulti del futuro, quindi ce li ritroveremo e si ricorderanno di questa esperienza così difficile. Certo, Assessore, so che lei ha un impegno, però le voglio fare l'ultima domanda e la ringrazio ancora per la disponibilità. Le scuole, concretamente, come si possono raccordare con la Regione anche per scrivere insieme quelle che sono poi i bisogni e quindi le regole per la fase 2? Ma dobbiamo aspettare quello che dice il Ministero dell'Istruzione, che insomma, adesso sembra che si sia un pochino svegliato, un pochino addormito all'inizio della pandemia. Per la fase 2, cioè, stiamo parlando di settembre, non lo so, io credo che ci saranno situazioni diverse in regioni diverse. Chiaramente la Lombardia avrà tantissime difficoltà, le regioni del sud sembrano messe meglio, la Calabria in particolare si è difesa bene dalla pandemia, grazie a tutti i cittadini e tutti quelli che hanno reagito prontamente alle direttive. E niente, dobbiamo aspettare le prossime settimane e vedere che cosa succede. E poi adeguarsi alla questione della didattica a distanza, perché è uno strumento che stiamo imparando adesso, lo facciamo anche noi dell'università, o le università tutte stanno reagendo bene. È uno strumento molto importante, e
E penso che sia, insomma, che sia positivo, almeno che sia stato imparato finalmente anche nelle scuole e che quindi, insomma, si cerchi comunque di farlo sempre meglio, cioè non abbandonare la situazione perché la scuola adesso finisce, oppure pensando che la pandemia finirà e quindi non servirà più. No, delle scuole dovranno continuare a esercitare questo tipo di servizio e gli studenti potranno usufruirne per il loro vantaggio. Certo, questo sarà uno strumento del nostro nuovo mondo, però, Assessore, non si può rinunciare alla socialità, i bambini comunque hanno bisogno di interfacciarsi con gli insegnanti e con i compagni, quindi è possibile che ci siano doppi turni nelle classi, che si ritorni proprio nella scuola, perché i ragazzi questa cosa la chiedono fortemente. Sì, chiaramente, non sia mai, gli studenti non devono rinunciare a ritornare nelle classi, avere a che fare con i loro coetanei e crescere insieme anche dal punto di vista proprio nelle relazioni personali. Chiaramente avere strumenti elettronici per fare queste cose è molto più complicato. I doppi turni sembra essere una soluzione adeguata per evitare le classi pollaio, sicuramente importante. E, come chiedere agli insegnanti di fare questo quando già normalmente hanno strumenti e gratificazioni limitate, bisognerà pensarlo bene. Quindi, non lo so, noi ne parliamo tra le regioni, facciamo i nostri suggerimenti, per il ministero e speriamo di essere ascoltati. Io ascolto le esperienze degli insegnanti che mi dicono come vanno le cose. In Calabria, ma anche in altre regioni. Non è una situazione che riguarda solo, non è un'emergenza della Calabria, perché la Calabria si dice la Calabria è sempre indietro, non è sempre così. Io ho dei cugini che vivono in Lombardia, ma anche lì le situazioni, cioè gli insegnanti non hanno risposto sempre prontamente, ma anche in Val d'Aosta, oppure, non lo so, in Emilia-Romagna, eccetera. Perché una situazione che è lasciata molto nelle. Diciamo nel senso del dovere degli insegnanti, e quindi ogni insegnante può reagire in maniera diversa. Questo può essere delle volte il problema. E anche, bisogna dire, anche i presidi o le preside delle scuole che approcciano questo problema in modo diverso. Quindi, niente, cioè cerchiamo tutti di fare la nostra parte il meglio che possiamo perché quello che importa è non abbandonare gli studenti, non farli sentire che non pensiamo a loro. Grazie molte per essere stata Grazie. con noi. La voglio lasciare con un WhatsApp che ci è appena arrivato e dice: eroi, oltre al personale sanitario, gli alunni più piccoli, quelli seguiti dai genitori capaci, ma di certo supereroi, quelli che non hanno strumenti informatici adatti e nemmeno genitori in grado di seguirli. Quindi la voglio lasciare con questo, appunto, con questo messaggio che ci Grazie. dice che nessuno deve restare indietro e se i bambini restano indietro la responsabilità è di noi adulti, quindi dobbiamo guardare a questo problema con maggiore attenzione. Grazie ancora per essere stata con noi. Le Grazie, parole auguriamo un buon giustissime, io sono proseguimento di totalmente giornata. d'accordo. Grazie, grazie ancora. Noi ci A fermiamo, voi. c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte del nostro TG10 speciale. Oggi in modo particolare guardiamo alla scuola perché i ragazzi sono da sempre il nostro futuro, perché in questo momento loro hanno maggiori difficoltà insieme alle famiglie ad avere quello che è un diritto garantito, il diritto allo studio. Nella prima parte abbiamo sentito anche l'assessore regionale alla pubblica istruzione, la dottoressa Savaglio, che ci ha parlato della vicinanza della regione, di questo ascolto, dello studio in atto per preparare la fase 2. Lei ha detto sostanzialmente che
comunque almeno nei mesi a venire non si potrà prescindere dall'uso delle nuove tecnologie, quindi della didattica a distanza. È un nuovo modo di pensare alla scuola e di rimodulare anche i tempi all'interno delle famiglie. Però prima di affrontare anche questo argomento con un'altra ospite, vi annuncio la dottoressa Morrone, Assunta Morrone, che è preside di un istituto comprensivo a Mendicino. Voglio farvi vedere, alleggerendo anche un po' il tono, questo video che ci ha mandato la scuola primaria di Trenta. Siamo a Casali del Manco, in provincia di Cosenza. I bambini che ci ricordano un'azione essenziale in questo momento di quarantena, che è quello di lavarci le mani. Vediamo. C'è un virus che si chiama Corona, che sta creando paura in ogni persona per superare ogni tensione. Laviamoci le mani con attenzione, le dobbiamo spesso lavare, quando non c'è acqua le dobbiamo disinfettare. Disinfettare. Lava le mani. Medio anulare, le devi lavare, le devi curare. Se il contagio vuoi evitare, le devi lavare, le devi curare. E anche il mignolo che è piccolino, tu devi curare come un giardino. Profumo di fiori poi sentirai, se il sapone sempre userai. Se il sapone sempre userai. Lava le mani. Sapone con cura spalmo, lavo prima palmo con palmo, e sapone con cura spalmo, lavo prima palmo con palmo, e sapone con cura spalmo, lavo prima palmo con palmo, e sapone con cura spalmo. Andrà tutto bene, è l'augurio che ci facciamo tutti, e grazie ai bambini e ai ragazzi dell'istituto comprensivo di Casali del Manco per averci anche ricordato come lavare bene le mani, che è una regola fondamentale in tempi di quarantena. Allora, vedo già collegata Assunta Morrone, dirigente dell'istituto comprensivo di Mendicino. Devo dire anche per onestà che il suo intervento ce lo ha sollecitato un nostro telespettatore, Enzo Aprile, che ha molto a cuore le sorti della scuola, per cui lo invito anche a chiamarci, a far sentire la sua voce, perché i ragionamenti, no, che lui ci ha fatto al telefono, sollecitandoci proprio la costruzione di questa trasmissione, ci hanno convinto ad affrontare un problema o comunque ad affrontare una tematica che riguarda tantissime persone nella nostra regione. Allora, Assunta Morrone, la prima domanda che le voglio fare, ti voglio fare, ci conosciamo e insomma ci diamo del tu, è questa. Per quanto riguarda gli esami di terza media,
C'è una direttiva precisa, i ragazzi, le famiglie sanno cosa fare? Buongiorno a te Rosalba, buongiorno ai telespettatori. Sicuramente in questo momento sembra il problema più importante quello degli esami, in realtà probabilmente non lo è, magari dopo vedremo anche perché. L'esame di per sé si farà, sarà un esame con le giuste misure legate al momento che stiamo vivendo. I ragazzi probabilmente saranno molto più portati a preparare l'esame che non a farlo. La preparazione sarà un po' più complicata, se ne parlava anche prima di didattica a distanza. La didattica a distanza non è didattica a tutti gli effetti e di conseguenza metterà questi ragazzi nella condizione di sentirsi un po' più in difficoltà. Sicuramente sarà semplificato, sicuramente ci saranno delle prove diverse perché è improbabile che si possa tornare a scuola nei modi consueti ed è il motivo per cui saranno gli insegnanti a dover trovare i modi per tranquillizzare questi ragazzi, fare in modo che possano recuperare un percorso lungo tanti anni, che parte dalla scuola dell'infanzia e arriva alla scuola secondaria di primo grado. Quindi non è la prova finale che farà la differenza, ma piuttosto quanta consapevolezza questi ragazzi avranno dentro di sé in termini di esperienza, di rapporti, di relazione educativa che in questo momento, ahimè, è davvero in pericolo, perché non ci sono strumenti tecnologici che permettono comunque di ovviare alla mancanza della presenza. Molti ragazzi lo stanno dicendo, io l'ho ribadito più volte, sento la voce di questi ragazzi che hanno proprio voglia di stare insieme e capiscono in questo momento quanto sia fondamentale ritrovarsi quotidianamente in classe. L'esame quindi non è il problema vero. Il problema vero è l'esperienza che stiamo facendo e anche le modalità che abbiamo scelto per proseguire lungo il percorso dell'anno scolastico. Allora, ormai mi fermo un attimo, abbiamo capito che quindi questo esame ci sarà, ma sarà chiaramente con le modalità a cui siamo abituati, quindi sarà un esame non in classe, giusto? Se non cambiano chiaramente le difficoltà rispetto all'emergenza sanitaria, non sarà possibile tornare certo, in classe. Ma questo sembra insomma, scontato che fino almeno a settembre non si ritorni nelle aule. Ti fermo un attimo perché abbiamo al telefono Enzo Aprile, che lo abbiamo chiamato, ci ha richiamati, nel senso che lo abbiamo interpellato via video, lui chiaramente ci ha telefonato. Enzo, buongiorno. 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 Allora, raccontaci perché è così importante. Bellissima trasmissione, Rosa. Grazie. Bellissima, Sepulveda. E soprattutto mi è piaciuta perché ho conosciuto per la prima volta il magnifico assessore all'istruzione, che non avevo mai sentito, per la verità, parlare. Oggi ha parlato finalmente e ci ha detto, voglio dire, però almeno in parte, quali sono le prospettive. Certo, ma quando dobbiamo dire forse finora non lo abbiamo cercato, adesso l'abbiamo cercato e lei sta molto disponibile, questa cosa la devo dire per onore di verità no, e per insomma anche ragioni di cronaca. Saluto la mia direttrice. Allora, detto questo, entriamo nel merito perché tu ponevi un problema vero, un problema serio rispetto alla didattica a distanza, perché tu dicevi è anche un problema di democrazia quello di garantire a tutti i ragazzi le stesse opportunità di crescita e con la didattica a distanza questo non succede. Pronto? Non ti sento. Pronto? Sì. Abbiamo Non ti forse sento più. Qualche problema? No, voglio dire subito, io intervengo naturalmente da viandante, non ho nessun titolo. Come? Abbiamo qualche problema? Pronto? Sì, io no, adesso sì, mi senti? Allora, per favore, se riusciamo ad abbassare il volume del televisore, ci ascoltiamo solo per telefono, altrimenti succede che l'audio arriva in ritardo e non riusciamo a comunicare. No, grazie. Lo chiudo proprio. Allora, sì, bravo. Allora,
Velocissimamente. No, dicevo, premetto che sono intervenuto da un qualunque, come un cittadino viandante in questa vicenda della pandemia che ci ha coinvolto. Non ho nessun titolo né professionale né di cultura per intervenire in questo, però sento che è un problema serio, e soprattutto riferito ai numeri. Per quello che si dice, ci sono 8 milioni di utenti nella scuola, e mi riferisco solo agli studenti, più 1,5 milioni di tra insegnanti e personale scolastico, ai quali si aggiunge quasi 1 milione di studenti e personale nelle scuole private. Cioè, voglio dire, il sistema Italia, il sistema scolastico Italia ha un'industria con quasi 3 milioni di operai. È il silenzio che mi colpiva, era proprio questo, il non parlare, cioè continuare a parlare del vecchio anno scolastico ormai chiuso, e avevamo capito che era chiuso ormai già da tempo, e parlare un po' meno del nuovo anno scolastico e soprattutto dei mesi, no? Pochi mesi che ci separano dalla prossima apertura. Certo, grazie. Quindi il tuo è anche un invito agli operatori della scuola a ridisegnare, a essere pronti per il prossimo anno scolastico con una idea di scuola che possa arrivare a tutti, a prescindere dalla situazione che saremo chiamati a vivere. Noi ci auguriamo. Nessuno deve restare indietro. Nessuno deve restare indietro, certo. Concordiamo con te assolutamente. Anzi, ripeto, ringraziamo per averci dato questo stimolo e per parlare di un tema che ci chiama tutti in causa, perché tutti in famiglia abbiamo un bambino, un ragazzo che in questo momento ha interrotto il suo ciclo di studi ed è stato costretto a reinventarsi, o comunque è stato costretto a cambiare la rotta, no? Anche lo strumento su cui lavorare e incontrarsi in maniera virtuale e non reale con i propri insegnanti e i propri compagni di classe. Grazie molte per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Assunta, allora, quali sono però i limiti e le opportunità della didattica a distanza? Io credo non si debba demonizzare in assoluto la didattica a distanza, ma non si può nemmeno pensare che sia l'unica soluzione possibile. In questo momento lo è, perché c'è una situazione contingente che non ha avuto, diciamo, riscontro nella nostra esperienza, e quindi non possiamo farne a meno. Diciamo che in questi giorni, in questi ormai mesi, stiamo tentando di utilizzare le tecnologie per non allontanarci troppo dai nostri ragazzi, soprattutto da quelli più piccoli, perché non dimentichiamo che in questi ultimi decreti si parla molto di scuola secondaria, soprattutto la secondaria di primo e secondo grado, e poi si parla meno di infanzia e di primaria, dove invece le problematiche sono molto più forti. Basti pensare che, lo diceva anche qualcuno prima, la difficoltà maggiore di quei bambini che hanno bisogno dell'aiuto della famiglia, dei genitori, per poter gestire i collegamenti, per poter trovare soluzioni rispetto alle diverse esigenze, insomma, che emergono. Quindi noi abbiamo in questo momento una forza lavoro enorme da parte di docenti e di famiglie insieme, che stanno cooperando affinché nessuno rimanga davvero solo. I bambini sono veramente eccezionali, lo vedevamo anche nel video che ci hai fatto vedere prima, no? Cioè, i bambini ti emozionano comunque, ti raccontano questa esperienza da un punto di vista che è bellissimo, che è privilegiato, perché l'occhio dei bambini è un occhio veramente attento, mai banale, però hanno bisogno dell'aiuto degli adulti, e sicuramente non avere questi adulti a disposizione, per come succedeva nella normalità, diventa davvero problematico. Non possiamo pensare che la didattica a distanza renderà in termini di ricaduta dell'apprendimento come poteva invece rendere la relazione educativa e la didattica
diciamo, della quotidianità in classe, nelle sezioni. Leggo Io insieme a credo te, che Assunta, leggo insieme a te un WhatsApp che ci è arrivato perché ci piace che il mondo della scuola, che le famiglie si interfaccino, no, con noi in diretta. E su questo WhatsApp dice evidentemente un insegnante: posso confermare come docente che ogni alunno, e sottolineo ogni alunno, non viene abbandonato. Il confronto e il dialogo all'interno della comunità educante sono quotidiani e continui e nessuna esigenza viene trascurata. Non è semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Ecco, ci piace dare voce, no, a chi nella scuola poi lavora. Ci piacerebbe sentire anche qualche genitore, perché come dicevi tu prima, è impossibile in questo momento non collaborare per avere il massimo dei risultati. L'ultima domanda che ti voglio fare riguarda le proposte dei presidi o comunque degli operatori della scuola per la fase 2. Ci sono o no? Allora, al momento diciamo, non c'è una definizione complessiva perché è troppo presto per stabilire quali saranno i meccanismi. Sicuramente non si può pensare che si continui a fare scuola solo con la didattica a distanza. E non è un problema di approssimazione o di presunta impreparazione del corpo docente, piuttosto io ringrazio i docenti che invece si sono messi in gioco, c'era chi già era competente, chi si è messo invece a studiare per lavorare meglio, è soprattutto un problema di come arrivare a tutti attraverso questi mezzi che non sono poi davvero, come dicevi tu all'inizio, sempre fruibili. E poi c'è il problema del distanziamento sociale. Nelle attuali strutture scolastiche, anche quelle, diciamo, nelle migliori condizioni strutturali, c'è un problema proprio di gestire il distanziamento, ma soprattutto qualora si potesse organizzare, si diceva prima, i doppi turni o quant'altro, la difficoltà comunque dell'organico. Cioè, una cosa diciamo, che viene subito all'occhio è che questo organico attuale non può reggere possibili doppi turni, per cui il Ministero dovrebbe cominciare a rafforzare l'organico se davvero vogliamo lavorare su classi più Abbiamo piccole, su letto sezioni anche più di un piccole. concorso, secondo te, insomma, sarà espletato prima dell'inizio del nuovo anno scolastico? Al momento, per quello che dicono i decreti, non sarà possibile, quindi è più facile che si lavori sul tempo determinato, per cui si possono comunque avere moltissimi più docenti, ragionando sulle graduatorie di istituto già presenti, e pensare poi a come stabilizzarli. Anche perché in questo momento io mi immagino una scuola che, se è aperta anche ad orari alterni, debba avere presenze molto attive. Più presenze di quelle a cui siamo abituati nella normalità, anche perché avevamo degli organici di per sé che a volte erano molto sacrificati, cioè che comunque erano numeri piccoli rispetto alla mole di lavoro delle sezioni e delle classi nella nostra scuola. E io sto pensando soprattutto, ripeto, ai bambini più piccoli, a quelli che non hanno l'autonomia per poter gestire solo ed esclusivamente a distanza e a oltranza, senza fare inutili rime, quello che si sta verificando. Per cui forse dobbiamo ripensare anche a come in questo momento di grande emergenza noi vogliamo lavorare a scuola, anche dentro di nuovo alle mura scolastiche. Certo, tra l'altro tu hai toccato un tema e poi ti lascio andare davvero un tema importante, i più piccoli. Se nella fase 2, che dovrebbe comunque aprirsi tra non molto, ci saranno i genitori al lavoro, i bambini, chi li seguirà nella didattica a distanza? Perché i bambini, come dicevi prima, non sono autonomi, quindi si pone un problema, no, di seguirli. C'è bisogno di un adulto che li aiuti, li indirizzi. Come si fa? Sì, che controlli anche l'utilizzo del mezzo tecnologico, tra l'altro anche grave, insomma, non pensare a quanto sia complicato non solo rispondere poi alle diciamo, domande della didattica a distanza, ma come non incorrere in pericoli che sono in agguato nella rete.
il problema diventa sociale, quindi non ha a che fare solo sul come, quando, in quali strutture fare scuola, ma piuttosto anche con quali controlli e come ovviare ai problemi di una fase in cui i genitori, molti dei genitori, saranno giustamente costretti a tornare al lavoro. E quindi diciamo ci deve essere anche una scelta che possa mettere un po' a freno quell'esigenza che prima si dava per scontata, cioè la scuola c'era, rispondeva, non era un servizio, perché non possiamo parlare di servizio, aveva una funzione molto più elevata, cioè la scuola continua ad essere sottovalutata per quello che invece ha significato nel nostro paese e in tutti i paesi che sono riusciti comunque a superare lo scoglio delle difficoltà dal punto di vista sociale e culturale, non solo economiche. Quindi io ho l'impressione che una presa di posizione debba tenere conto di strutture meramente diciamo fisiche, ma debba avere a che fare anche con una modalità di gestione di queste strutture. Sarà dura e difficile, come continua ad essere difficile la didattica a distanza in questo momento, che io continuo a chiamare dialogo a distanza, che continuo a chiamare diciamo una didattica della vicinanza, perché non vogliamo diciamo esagerare. Io sono contro quelli che continuano a dire non abbiamo finito il programma, la scuola del programma dovrebbe essere obsoleta, non esiste più, c'è la scuola del curriculum. La scuola del curriculum significa recuperare nella memoria dei nostri ragazzi, nei ricordi di scuola dei nostri ragazzi, quello che già hanno acquisito, offrire loro la possibilità di mettere in gioco il metodo, non così in maniera semplicistica la quantità delle cose che hanno imparato, ma piuttosto il modo con cui le hanno imparate. E allora in questo momento noi abbiamo la necessità di rinforzare questa fase e, ripeto, lo facciamo di più con i grandi, si fa più fatica con i piccoli. Non dimentichiamo che, sempre per le cose che tu dicevi all'inizio, è difficilissimo in questo momento sapere davvero cosa accade in certe fasce della popolazione, perché per quanto tentiamo di arrivare a tutti attraverso i mezzi che abbiamo a disposizione, quelli che già erano in difficoltà potrebbero restare in difficoltà o acuire quella difficoltà, e anche i più bravi cosiddetti in questo momento non possono essere lasciati allo sbando, perché io sto notando, seguendo da più parti quello che accade nella mia scuola, che chiaramente è solo una delle tante scuole che operano sul territorio, sto notando anche un entusiasmo iniziale che potrebbe invece smorzarsi lungo il percorso e alleggerire il carico di responsabilità che lo studio invece prevede, perché lo studio è una cosa seria, perché si fa in un certo modo, perché siamo abituati a farlo in un certo contesto. Alla domanda che tu mi hai fatto io non ho risposto, perché ancora non c'è certezza, non abbiamo certezze di quello che accadrà. Stiamo seguendo via via, lo diceva anche l'assessore prima, quello che arriva dal Ministero, stiamo tentando di metterlo in pratica il più possibile. Sono tante le scuole che hanno già messo a disposizione gli strumenti che avevano all'interno dei plessi scolastici direttamente nelle famiglie, ma non basta, non è solo questo. Noi abbiamo bisogno comunque di, per ritrovare la speranza, per ritrovare la consapevolezza, di pensare che questa fase finirà, che la fase 2 andrà un po' a rilento, che ci sarà una fase 3 in cui potremmo rientrare nelle nostre aule. Questo è il vero problema, e ad oggi ancora tutte queste certezze non le abbiamo. Grazie, grazie molte per essere stata con noi. Noi ci auguriamo intanto presto, chiaramente, che non ci siano più contagi, che possiamo avviarci a questa fase 2 e chiaramente poi la tanto auspicata fase 3, che significherebbe normalità. Grazie per tutte le cose che ci hai detto, per le problematiche che ci hai fatto toccare, e speriamo, perché al momento è davvero una speranza, che nessuno possa restare indietro. Noi ce la metteremo tutta. Ho visto e li ringrazio anche le forze dell'ordine, noi carabinieri, che hanno dato la disponibilità, sono spesso in soccorso delle scuole per far sì che appunto la tecnologia, i tablet arrivino in ogni casa. Li abbiamo visti consegnare, proprio bussare alla porta e consegnare gli strumenti di studio, che sono gli strumenti di futuro per costruire il futuro dei ragazzi. Quindi li voglio ringraziare insieme a te. Ti auguriamo buon lavoro e ci fermiamo per la pubblicità. Restate con noi. Grazie.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza e ultima parte del nostro TG Ten speciale, ve lo ricordo, abbiamo affrontato tanti argomenti all'inizio con la complessità di questo tempo che pone anche problemi e temi nuovi. Abbiamo sentito la storia di Maria Rosa Barone che dagli Stati Uniti aveva un sogno, quello di tornare in Calabria. Il suo sogno è uguale a tanti ragazzi del nord che vogliono tornare, ma al momento sono in un limbo. Molti, non ci sono soltanto gli studenti, ci sono anche i lavoratori che con le aziende ferme hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Abbiamo ospitato nel corso dei nostri TG, nel corso delle nostre trasmissioni, tanti appelli. Abbiamo sentito anche il preside del liceo classico Iaconianni, che si è fatto promotore di una petizione che ha avuto molti consensi, ha raccolto più firme affinché si decida di far tornare i ragazzi al nord. Lo dico perché in questo momento proprio su WhatsApp è arrivata l'ennesima richiesta d'aiuto. Ci scrivono: fate un appello alla Santelli, alla Presidente della Regione, per tutte queste persone che sono fuori, per tornare nella propria residenza insieme ai loro figli. Insomma, questo è l'appello che raccogliamo come sempre, dando voce a chi ci scrive, a chi ci invia dei video, a chi ci vuole raccontare le proprie storie. Abbiamo parlato poi della scuola, perché le famiglie e gli insegnanti stanno vivendo un momento diverso che mai avrebbero immaginato di affrontare, e lo stanno facendo con tanto coraggio, rimodulando il lavoro. Complessità, dicevamo, del nostro tempo, perché c'è una crisi economica che si avverte, la resistenza nello stare a casa, la chiusura delle attività ha determinato anche nuove povertà. Nelle grandi città ritorna il banco dei pegni, non ne sentivamo parlare da tanto tempo. Tanti settori già avvertono la crisi, ce n'è uno in particolare che è quello della cultura, che ha bisogno di iniziative, ha bisogno del contatto per andare avanti. E questo contatto, queste iniziative saranno sempre più difficili, almeno fino a quella che sarà la fase 3, il ritorno alla normalità, poterla garantire. E allora, per esempio, le piccole case editrici, come stanno vivendo, come si stanno organizzando per il futuro, come affrontano questo momento di difficoltà? Per noi, Michele Falco della Falco Editore, sentiamolo. Il coronavirus ci ha costretti in casa, il mondo della cultura ha subito un brutto colpo economico e sociale. Librerie chiuse, da poco riaperte, e presentazioni di libri bloccate, le fiere dei libri importanti nazionali che sono state sospese, e tutto ciò che afferisce alla promozione, alla distribuzione dei saperi in generale, tutto ciò è stato bloccato. E chiaramente i danni che abbiamo subito sono molto importanti, però io coglierei questo momento per far sì che la prospettiva, che dobbiamo vedere assolutamente rosea, possa essere una prospettiva di arricchimento personale e generale. E perché ci sia un arricchimento generale, lo dico da editore, è importante che tutti noi, appena riconquistiamo a breve la nostra libertà, la libertà di stare insieme, ci stringiamo intorno al mondo della cultura, rifrequentiamo le piazze e i presidi dove il mondo del libro, dei saperi, della ricerca, dell'approfondimento sono la parte centrale di questi luoghi, e facciamo sì che diventi tutto ciò un tesoro, e facciamo sì che l'ambito culturale in generale non rappresenti per noi soltanto un ambito effimero, quanto piuttosto un momento strutturale, importante, decisivo della nostra esistenza. Perché il nostro presente, soprattutto il nostro futuro sociale ed economico, e lo stiamo comprendendo proprio in questo momento, non può che passare attraverso il mondo della cultura e della consapevolezza di sé.
Grazie molte a Michele Falco per questo bel messaggio. Gli auguriamo chiaramente tutto il bene possibile perché la cultura ci aiuta a comprendere meglio e anche a costruire il futuro. In questo mondo che cambia, dobbiamo avere la capacità di disegnare il mondo che verrà. Il governo, dicevamo, ha messo in atto delle misure per sostenere le aziende, i professionisti, ma sono davvero così alla portata di tutti? Tutti possono accedere a questi strumenti? Abbiamo voluto sentire il parere del commercialista, la dottoressa Maria Antonietta Gallo. Vediamo. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo momento nel nostro paese ha causato inevitabilmente un'emergenza economica e il Consiglio dei Ministri nelle ultime settimane ha pubblicato due decreti legge, il decreto legge 18-2020, decreto Cura Italia, dal quale sono scaturiti i bonus da 600 euro che l'INPS in questi giorni sta erogando alle partite IVA, e il decreto legge numero 23 del 2020, recante misure urgenti di accesso al credito per le imprese e adempimenti fiscali delle stesse. Il decreto conosciuto come liquidità. Purtroppo è doveroso precisare che ad oggi non si conoscono tempi e modalità certe di erogazione di queste misure e non sono neanche prive di ostacoli o di cavilli burocratici. Tra l'altro, nello specifico nel tessuto economico nostro locale, costituito per lo più da microimprese e da piccole e medie imprese, la misura più appetibile sarebbe quella a concorrenza dei 25.000 euro. E perché a concorrenza e non dico di 20, pari a 25.000 euro? Perché non si tratta di 25.000 euro per tutti gli imprenditori, ma l'articolo 1 del decreto legge 23-2020 specifica che il finanziamento sarà pari al 25% del fatturato prodotto nell'anno 2019 in Italia da ogni singola impresa, oppure, se migliorativo, il costo del personale sostenuto nel 2019 dall'impresa sempre in Italia. Tra l'altro è bene precisare che non si tratta di aiuti a fondo perduto, ma appunto si tratta di finanziamenti da dover restituire in 72 rate, con 24 mesi di preammortamento e con un tasso di interesse comunque esiguo. Per quanto riguarda invece gli adempimenti, fiscali, anche quelli c'è da sottolineare che non sono stati soppressi, quindi annullati, ma c'è stato semplicemente uno spostamento nelle date dei pagamenti. Sono stati sospesi e anche questo frutto di valutazione della singola impresa, dovranno poi essere comunque affrontati a partire dal 30 di giugno. E non si tratta di tutti i tributi, ma si tratta esclusivamente di contributi previdenziali assistenziali legati al rapporto di lavoro dipendente e all'IVA a versamenti di IVA periodica. Per tali ragioni il consiglio è quello innanzitutto di consultare l'istituto di credito di cui appunto si ha fiducia e poi il proprio professionista di fiducia. E tutti insieme, uniti, ce la faremo. Questo è il mio augurio. E grazie alla dottoressa Gallo anche e soprattutto per questo augurio. L'ANSA ci dice quante sono al momento in Calabria presentate alle filiali UBI le domande e le richieste per il finanziamento da 25.000 euro. Sono state circa 4.000 in Puglia, 1.700, in Campania 1.400, in Calabria 1.000 le richieste di finanziamento fino a 25.000 euro arrivate nelle filiali di UBI Banca nella macroarea territoriale sud. Fin dalle prime ore di lunedì mattina, da parte delle piccole imprese interessate al credito agevolato del decreto liquidità garantito al 100% dallo Stato, questo almeno il comunicato delle banche sui tempi di erogazione ed è importante in relazione a quanto affermato da ABI, secondo cui tutto è in ordine,
secondo cui se tutto è in ordine si ottiene il finanziamento in una giornata. A dirlo è Alberto Pedroli, responsabile della MAT Sud di UBI Banca. Riceviamo le domande e le inseriamo come da processo sul portale del Mediocredito Centrale. Appena riceviamo la risposta dell'accettazione procediamo all'erogazione. Diverse nostre filiali, aggiunge, in queste ore stanno lavorando a pieno regime sulle richieste, ma stiamo incentivando anche all'utilizzo dell'online. Quindi il proposito della banca è proprio quello di sveltire, snellire queste richieste procedendo per via telematica. Le nostre filiali, si conclude, sono certamente impattate dalle richieste e sono organizzate in base all'apertura del mattino, per lo più su un appuntamento, e all'istruttoria delle domande online relativa ai finanziamenti per i 25.000 euro, ma anche per gli altri interventi dedicati ai decreti di governo a favore di aziende e famiglie. Quindi così si sono organizzate le banche, le richieste ci sono, la buona notizia è che è possibile averlo in una giornata, ma come ci spiegava la commercialista Liter, insomma non è poi così semplice e va appunto, gli imprenditori hanno bisogno di essere guidati. Anche le procedure telematiche sono più complicate, quindi col fatto che gli sportelli bancari sono aperti solo al mattino diventa anche più complicato, ma siamo fiduciosi che si riesca tutti ad usufruire di questi incentivi per poter ripartire, perché la nostra economia ha bisogno di ripartire. Il Covid in questo tempo, in questa trasmissione, in tante altre trasmissioni, parliamo solo e sempre di coronavirus, come se non ci fossero le altre malattie, come se fossero scomparse. Abbiamo visto anche i pronto soccorsi vuoti in questi mesi, sono quasi 2 mesi, no? Che siamo chiusi nelle nostre case, ci sono le ristrettezze, stiamo rispettando per fortuna le regole, dobbiamo resistere e rispettarle ancora, però dicevo ci sono anche altre malattie. Oggi, perché nel nostro contenitore, nel nostro TG10 speciale, ospitiamo sempre un medico per i consigli, uno specialista che si rivolge ai suoi ammalati. Oggi è la volta del primario di ematologia dell'Annunziata di Cosenza, il dottor Massimo Gentile, sentiamolo. Buonasera, sono Massimo Gentile e dirigo il reparto di ematologia dell'azienda ospedaliera di Cosenza. La pandemia che stiamo vivendo ha sicuramente colpito in modo particolare una branca come l'ematologia, già di per sé particolarmente complessa per la tipologia di pazienti che gestiamo e per le terapie che eroghiamo per le neoplasie oncoematologiche, che comprendono non soltanto la chemoimmunoterapia, ma anche le cure palliative, la terapia di supporto e tutto il resto. La prima scelta che abbiamo dovuto prendere è stata l'individuazione dei pazienti che necessitano di prestazioni differibili. In questi casi, insieme agli altri colleghi, quotidianamente provvediamo, telefonicamente o per via telematica, a tranquillizzare il paziente, visionando digitalmente tutte le indagini che ha effettuato in previsione del controllo e rimandando lo stesso a data da destinarsi. Abbiamo selezionato i pazienti che necessitano di prestazioni indifferibili, intese come tutti i trattamenti attivi salvavita. Pertanto i pazienti di nuova diagnosi, recidiva e tutti quelli che hanno un trattamento in corso. I pazienti che necessitano di terapia ad alte dosi continuano ad essere ricoverati nel nostro reparto di degenza, mentre i pazienti che necessitano di chemioterapie standard vengono trattati presso il nostro day hospital. Per questi pazienti, insieme alla nostra direzione sanitaria, è stato predisposto un triage al momento dell'accesso nella nostra struttura, durante il quale vengono ricercati i sintomi correlati al Covid. Vi è inoltre un'enorme attenzione a rendere ancora più sicure quelle norme igieniche alle quali istruiamo i nostri pazienti sin dall'inizio del percorso diagnostico e terapeutico, ovvero lavarsi spesso le mani, utilizzare dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, mantenere una certa distanza, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Regole che vengono considerate imperative per tutto il nostro staff, medico e paramedico, che colgo l'occasione per ringraziare per l'impegno e l'abnegazione con cui svolgono il loro lavoro in questo momento difficile.
Un grazie anche alla sezione di Cosenza che non ci fa mancare il suo supporto in questo periodo particolare. C'è da ricordare che anche in questa fase così delicata dell'emergenza, il nemico numero uno resta il tumore. Il paziente deve fidarsi della nostra valutazione, del nostro mettere sulla bilancia i rischi e benefici dell'accesso in ospedale e pensare che andrà tutto bene, se si seguono ancor più in un momento particolare come questo le nostre direttive. Grazie. E seguiamo quindi i consigli soprattutto per i malati ematologici, seguiamo i consigli del dottore Gentile a proposito di farmaci e a proposito proprio di medicina. C'è in questo momento, battuta dalle agenzie, un allarme che arriva dall'Istituto Superiore di Sanità ed è un allarme sui traffici online. Esiste un attivo mercato illegale del farmaco che sta sfruttando l'emergenza sanitaria per lucrare sulla salute e sulla paura della popolazione, come dimostra il monitoraggio dei social media per rilevare notizie, audio e video ingannevoli. A mettere in guardia un rapporto pubblicato sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità che riassume in 10 punti le informazioni più importanti sull'uso dei farmaci per il Covid. Il rischio è di assumere medicinali falsificati, quindi facciamo attenzione. Il rischio, lo ripeto, è quello di assumere medicinali falsificati che possono contenere sostanze tossiche che possono peggiorare la condizione clinica. Quindi teniamolo bene a mente questo avvertimento dell'Istituto Superiore di Sanità. In questa puntata abbiamo dato molto spazio a quello che è stato ed è l'esercizio della memoria, l'esercizio della resistenza. In questi due mesi di restrizione lo abbiamo visto, forse ci abbiamo pensato, i cimiteri sono rimasti chiusi, una ferita davvero per tanti. Ebbene, c'è stato il gesto di un sindaco, il sindaco di Celico, Antonio Falcone, che ha voluto intanto pulire le tombe, quindi dare dignità alla casa dei defunti e portare un fiore su ogni tomba. Poi all'ingresso del Camposanto, indossando la fascia tricolore, ha voluto rivolgere una preghiera a nome di tutti la comunità. Ci è piaciuto molto questo gesto, che è un gesto di pietà verso chi non c'è più, è un gesto che lega gli affetti in mondi separati. Ci è piaciuto e speriamo che altri sindaci seguano il suo esempio. Vediamo. Era per i defunti. Signore, Dio amante della vita, che trasformi l'ombra della morte in aurora di resurrezione, accogli nella tua dimora i tuoi defunti. Ti ringraziamo, Signore, per averli dati a noi, come genitori, fratelli, figli, nonni, amici. La gioia di averli conosciuti e amati ci sia di conforto, nel dolore per la loro scomparsa. Separati da loro siamo confortati dalla certezza di saperli vivi, alla tua presenza e di riunirci un giorno in piena comunione con te. Ma tu, Signore, aumenta la nostra fede, perché nella risurrezione di Cristo vediamo un segno sicuro del tuo amore per la vita, un amore che è più forte della morte. Amen. E quindi questa era la preghiera del sindaco di Celico che abbiamo voluto restituire. Ribadiamo, speriamo che qualche altro sindaco faccia lo stesso, perché da tanto tempo ormai non possiamo più recarci al cimitero ad incontrare e pregare sulla tomba dei nostri defunti. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento e
c'è un altro settore di cui vogliamo parlare, tra l'altro un settore che finora è stato uno di quelli più seguiti, anche questo è un settore che ha bisogno delle persone per vivere, ha bisogno delle persone per far sì che si possa costruire il presente e il futuro, un settore che ha dovuto necessariamente rimodularsi. Parliamo del mondo dello spettacolo, annullati i concerti, è difficile sapere quando e se si riapriranno, se potremo assistere in autunno almeno ad uno spettacolo. C'è tutto il mondo dello spettacolo, parliamo anche del teatro, parliamo dei cinema, insomma tantissime famiglie che in questo momento guardano con incertezza al futuro. I giovani cantanti però sperimentano le nuove tecnologie. È il caso di un artista calabrese, lui si chiama Gianni Costanzo, proprio il giorno di Pasqua ha lanciato su YouTube il suo nuovo album con una canzone dedicata alla Calabria, la canzone si chiama Terra Mia, sentiamolo. Piegata su te stessa in una pozza d'acqua sporca, porti segni in un'altra notte di ignoranza e di violenza, è un'aria così stanca, tu combatti da una vita, urli, ti dimeni per essere solo rispettata. Ma quanti amanti ancora pensi dovranno arrivare prima che venga a conquistarmi un solo vero amore, lontana da chi passa, ti usa come vuole. Non ricorda più il tuo nome, dolce terra mia. La mia vita è il tuo profumo, la mia strada i tuoi colori. Trovo il mondo nei tuoi occhi e dai tuoi occhi guardo fuori. Hai un'aria così stanca, ma non perdi la speranza. Fa silenzio e indifferenza, tu riprendi la tua danza ed io con te. E complimenti a questo ragazzo, lo ripeto, Gianni Costanzo, cercatela questa canzone. Avevamo anche una sua battuta, ma i tempi purtroppo sono tiranni, non riusciamo a farvela sentire. Gli auguriamo il meglio possibile anche per le belle immagini che ci ha fatto vedere della nostra terra. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Luca Chito in regia. Vi ricordo che l'appuntamento con il TG Ten speciale torna domani sempre alle 12, ci saranno davvero delle belle sorprese, seguiteci, continuate a seguirci.